Oggi diventa di grande attualità lavorare insieme, pensare insieme soprattutto, ma soprattutto prendere delle decisioni su come usare le nuove tecnologie, come usare i nuovi media, cosa che non è affatto certa e scontata. Attualmente quello che mi interessa è raggiungere le persone, cercando di non semplificare i temi complessi. Penso che molte delle tematiche che affrontiamo oggi sono estremamente complesse e questa complessità è il loro contenuto ma anche l'interesse. Per cui il mio problema è raccontare la complessità, spiegarla, usarla e soprattutto non semplificarla. Beh, l'installazione intanto è un po' diversa dalle altre che presentate perché questa è quasi un'installazione istituzionale che racconta questa grande avventura che i milanesi e gli italiani devono affrontare, che è la realizzazione dell'Expo 2015. Il design esprime un elemento fondamentale della città di Milano e di questo territorio che ha una relazione con il nostro tema che vorremmo esaltare molto e utilizzare molto. Cioè, il design è proprio lo strumento che diventa anche significato ed estetica. Ora, parlando dell'alimentazione umana, la constatazione più evidente è che l'uomo non soltanto si sfama, ma mentre si sfama costruisce una relazione sociale e attribuisce a questa relazione sociale e al cibo che prepara significati e valori che vanno oltre il cibo stesso. Questo è un caso tipico di complessità non comprimibile, nel senso raccontare il tema dell'Expo, Energy for Life, è un tema di quelli più difficili che potesse capitare, anche perché contiene oltre che speranze, numeri, contiene anche grandi criticità, ma contiene anche il futuro di tutti noi e quello che noi siamo, degli animali che senza nutrimento, che si trasforma in energie, non riusciamo a esprimerci, a muoverci, a immaginare, a creare. E quindi è un padiglione di pura comunicazione. Se dovessi definirlo in una parola semplice, l'avrei chiamato un archetype, un'architettura tipografica, dove tutto è messaggio. La collaborazione di quest'anno, la prima, questo inizio di collaborazione tra Expo Milano 2015 e Interni, vuole essere un auspicio per una lunga collaborazione che ci porterà al 2015. Interni ha questo slogan che a noi piace molto, che è Milano capitale del design, che lo è veramente, e naturalmente nel piano culturale, nel programma culturale che noi stiamo predisponendo come Expo. Da qui, da oggi al 2015, il design avrà un ruolo molto importante, quindi essendo Interni un soggetto fondamentale nel panorama cittadino e non solo, direi, sulle tematiche del design, veramente ci auguriamo che questa prima iniziativa sia un avvio di una lunga collaborazione. Interno è una rivista che a me piace molto. Quello che gli chiederei nei prossimi anni è di avere più attenzione per l'innovazione, che non è la ricerca nel design, ma è proprio come le persone usano gli oggetti. Ormai sta diventando una tecnologia e sta diventando un'innovazione riusare gli oggetti, interpretarne la loro utilizzazione, ma anche come avvengono i processi per cui si creano i nuovi oggetti.